nella posta lettera libero in 3 giorni. Io sto cercando di mettere insieme qualche pensierino nei pochi minuti che Salvatore, non avendo preavvertito il mio intervento, ho dovuto incollare alla mia breccia. Voglio partire da quest'ultima affermazione che ho sentito, cioè l'ignoranza dei politici, tema su cui non vale la pena neanche di stare a ragionare. Se io non avessi davanti agli occhi in questo momento un politico, ex sindaco di Santa Flavia, che nel 1984, quindi 30 anni addietro, pur essendo un politico, non era ignorante allora, non lo è tantomeno adesso, tanto che si rese responsabile di un convegno di studi sulla Basilica Soluntina, che fu organizzata materialmente dal professore Camillo Filangeli e a cui parteciparono degli storici di un certo rilievo, e che diede vita alla fine ad una splendida pubblicazione curata dallo stesso Filangeli, che ancora oggi costituisce uno dei testi più importanti per la storia dell'intero territorio, non solo della città di Santa Flavia, ma dell'intero territorio. Questo andava detto perché quando capita di poter parlare bene di un politico, visto che è evento raro, è giusto. Dopo questa alisciata all'amico Nicolino, ma andava fatta, quella data del 1984 mi ha fatto immediatamente fare un tuffo indietro nel passato, perché a quel convegno c'ero anch'io, coinvolto da padre stabile, c'ero anch'io, e misurando questi circa 30 anni che sono passati da allora, io facevo una riflessione, e cioè qual era la situazione della nostra conoscenza del nostro territorio 30 anni addietro e qual è adesso. Beh, io credo che in questi 30 anni, grazie al lavoro di tante persone, e qui ce ne sono alcuni di presenti, grazie ai lavori, vado da ovest a est, grazie ad alcuni lavori del professore Palazzolo su Figarazzi, grazie, e devo dirlo, ma quelli miei su Guaglierino, grazie al convegno dell'84 su Santa Flavia e l'intero territorio, grazie agli studi di Gaetano e adesso di Salvatore Brancato, e potremmo andare da qui verso Messina, allungando l'elenco, passando per Trabia, passando per tantissimi altri centri, certamente noi in questi 30 anni a livello di storia locale, e tutti siamo d'accordo che la storia o è buona o è cattiva, non è locale o mondiale, c'è la storia fatta bene e la storia fatta coi piedi, o la storia fatta per intenti assolutamente non scientifici. Beh, in questi 30 anni la conoscenza che noi abbiamo dato a chi avesse avuto voglia di leggere i nostri lavori è certamente di notevole livello, tanto è vero che viene normalmente utilizzata nelle opere, diciamo, di dimensioni più nazionali, più regionali. Anche questo andava detto perché è una costante della cultura siciliana questa attenzione alla storia locale. Non è un fatto degli ultimi 30 anni, non è un fatto di oggi, è una cosa che dura almeno dal tardo Settecento, ed è una cosa importante per una ragione diversa da quella a cui potremmo pensare, cioè questa carità per il nativo loco, questo affetto per il quadro della Madonna o per altri reperti importanti per ciascuno di noi, quale può essere Villa Palagonia per Guaglieria o la Tonnara per Trabia, eccetera. Beh, io credo che la ragione vera sia un'altra e sia molto più importante, cioè il fatto che è vero quello che diceva il collega Costa.
la maggior parte dei paesi della Sicilia si assomigliano. Leggere un libro, come capita a molti di noi nel corso di eventi di questo tipo, leggere o dover presentare libri, come è successo a me, su Monte Maggiore, scritto da un altro dei tanti frequentatori degli archivi di Stato, delle sale di studio degli archivi di Stato di Bari. Un libro su Trabia, un libro su Figarazio, un libro su Altamilla, un libro su Bauscina, beh, alla fine voi andate a vedere che lo scheletro è identico, ma non è la scoperta dell'acqua calda, è semplicemente il fatto che la storia della Sicilia è stata scandita da eventi che sono sovracomunali, per cui se sono arrivati gli arabi, beh, sono arrivati per tutti, se sono arrivati i normanni, sono arrivati per tutti, e così via. Se è arrivato Garibaldi, è arrivato per tutti. Quindi, attenzione, questo non significa che letto uno letti tutti, che basta leggere la storia di Altamilla per avere idea di che cos'è la storia della Sicilia, no? Perché ci sono le somiglianze, ma naturalmente ci sono le differenze. La cosa più banale, Bagheria, che è qua, non ha, rispetto ad Altamilla, l'evento fondante. Non c'è quella che giustamente è stata studiata tanto attentamente da Salvatore, la licenza popolante, cioè il permesso di edificare la città. A Bagheria c'erano un sacco di grandi famiglie aristocratiche, non era questo quello che mancava perché fondassero la città. Ce n'erano anche di più importanti, dei Baccadelli Bogna, questo dato per fare un po' di patriottismo e campanilismo. I Branciforti sono certamente più rilevanti, ma ci sono i Palagonia, ci sono tutti quelli che sapete che danno il nome alle ville settecentesche. E allora perché a Bagheria non c'è la licenza Populandi e ad Altamilla c'è? Beh, questa è una differenza fondamentale, perché essere nati con la licenza Populandi significa una cosa, significa venire da una storia e andare verso un'altra storia. Essere nati senza, come è successo a Bagheria, licenza Populandi significa venire da una storia diversa e andare verso un'altra storia completamente diversa. Quindi non è sufficiente leggere la storia di un paese per avere il test complessivo valido per tutta la Sicilia, perché ogni storia locale è appunto un test molto particolare, per cui bisogna saper distinguere ciò che è identico da ciò che invece muta nel tempo. Sono parecchie le ragioni per cui questa città è un test particolarmente utile e importante. Voi sapete che dipende dal tipo di malattia che andiamo inseguendo, ci sono dei test più o meno adatti. Beh, questa città di Altamilla è particolarmente importante quando noi ci orientiamo verso il problema delle cosiddette nuove fondazioni. Molti di voi sapranno che nella storia della Sicilia, da un certo punto in poi, dalla metà del Cinquecento in poi, esplode un fenomeno mai visto prima, e cioè nascono a decine, a grappoli, delle città completamente nuove, ad opera di baroni più o meno ricchi, più o meno influenti, eccetera. Soprattutto lungo l'asse Palermo-Agrigento, che era spopolatissimo e che invece adesso, da allora, dalla metà del Cinquecento in poi, è diventato popolato tanto quanto le altre aree dell'isola. Il fenomeno delle città nuove, come è stato definito, è che ha dato luogo a degli studi molto importanti, molto approfonditi, molto analitici, per esempio il caso di Altamilla, che è stato studiato in quell'opera complessiva che rimane fondamentale su questo evento, che sono le città nuove, curate dalla Maria Giuffrè, e che ha raccolto gli studi analitici su moltissimi di questi centri. La dottoressa Bellanca ha curato un valore proprio la parte che riguardava Altamilla.
Quindi Altamira è importante per quel momento lì, ed è opportuno quindi che Brancato a quel momento lì abbia dedicato una attenzione così, così diffusa sulla licenza popolare, sulle vicende, sul Mister Imperio, tutte le lettere, l'andata e ritorno, i soliti traccheggi burocratico-politici per cercare di salvare la capra e il cavolo. Alla fine la città si fonda, ha una sua, ha un suo successo notevole, il fatto che siamo qui è una dimostrazione più lampante. Ma c'è un altro nodo importante in cui questa città può essere considerata come un test fondamentale e a cui io sono particolarmente affezionato, ancora più della fondazione del 1620. Ed è, anche se non rientra in maniera stretta nel territorio tradizionale di Altamira, ed è la chiesazza, la chiesa di Santa Maria di Campo, che non sono io a dirlo, lo dicono gli storici dell'architettura romana, soprattutto quelli che l'architettura romana l'hanno studiata sul serio e non quelli che l'hanno raccontata solo sui mosaici bizantini. Beh, quel monumento che diventa nazionale, e fa bene a ricordarlo ancora una volta, Brancato, che diventa un monumento nazionale alla fine dell'Ottocento e che è ridotto in uno stato su cui è inutile fare battute e su cui molti dei presenti forse continuano ad accanirsi e continueranno ad accanirsi ancora in futuro senza avere idea di quello che stanno combinando, ma la giustizia è divina, spero che prima o poi possa, in mancanza di quella umana, penso che possa, perché si tratta di un monumento che è niente meno che gemello del Duomo di Cefalù, un monumento che è stato costruito, dicono gli architetti che l'hanno studiato, dalle stesse maestranze che hanno costruito il Duomo di Cefalù, nel momento in cui il Duomo di Cefalù, per un crollo strutturale, vedeva interrotti i propri lavori. Le maestranze si sono spostate qui e costruirono questo edificio, che a distanza di 900 anni, come vedete se lo osservate molto da vicino, è ancora una meraviglia architettonica. Accanto a questo il ponte che è stato edificato probabilmente nella stessa occasione, tanto è vero che almeno fino a qualche anno fa a me è capitato di fotografare con i miei studenti dello scientifico di Bagheria un segno di culla piscita sulla base di uno dei due piedi del ponte medesimo, che corrispondeva perfettamente ad uno dei segni dei lapicini della chiesanza. Si tratta di edifici importantissimi che stiamo facendo di tutto per non meritarci, così come è importantissimo quell'altro edificio che è responsabilità questa volta di altre popolazioni, come parlo del ponte acquedotto di Figarazzi, edificio quattrocentesco, edificio importantissimo di archeologia industriale, che portava l'acqua per la coltivazione della canna da zucchero, eccetera, 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 e che speriamo che mai i comuni di Bagheria e Figarazzi lo prendano a cuore per volerlo proteggere, perché da quel momento è finita, visto che il procedimento è quello di affidare il rilievo del restauro al cugino del fratello del cognato del sindaco e la direzione dei lavori all'amante del fratello della zia. Ci sarebbe semplicemente da dire. Torniamo al nostro tema. Quindi la storia locale è come, diciamolo pure, una gloria della storiografia siciliana. Perché noi possiamo, e chi se ne è occupato lo sa bene, perché si tratta di un settore che non solo richiede fatiche, le ha ricordate il nostro moderatore, non solo richiede fatiche, richiede passione, richiede una dedizione incredibile, ma io non vorrei mai dirlo perché la cosa può suscitare magari ilarità e divertimento, io non so se la cosa può essere comprensibile, ma
se uno non va all'archivio di Stato per divertirsi, non ce la fa. È semplice. È come quando io vedo alle 2:30 del pomeriggio di un giorno di agosto un matto che corre alla litoranea in braghette a schiattare di caldo e di sudore. Se non si diverte, non può farlo. Ecco, se noi alla mattina alle 8 siamo davanti a delle cartacce rosicchiate dai sorci piene di polvere, che abbiamo schifo solo a toccarle, perché dobbiamo scoprire chissà che in quelle cartacce, beh, state pur sicuri che questo lo facciamo solo perché ci divertiamo. Non c'è nessuna tragedia in questo. Nel momento in cui non ci divertissimo più, non andremo più, semplice, perché nessuno ci paga e non ci importa un granché. La passione ti regge fino a un certo punto, ma regge molto di più la tua capacità di divertirti, nel senso che riesci con quelle fatiche a rispondere ad alcune domande che ti ballonzolano per la testa. E per questo io non credo che questo libro sia costato 5 anni di lavoro. Un libro di tante pagine, con questa bibliografia e con queste centinaia di carte guardate, non bastano 5 anni, ve lo dice, se posso permettermelo, uno del mestiere. Per scrivere un libro come questo gli anni ce ne vogliono 12. Per essere chiaro, in 5 anni una persona per bene scrive un lungo saggio, non scrive un libro di 380 pagine, con questa documentazione notarile. Perché qui non sono, attenzione, qui non vengono citate, è ben dire queste cose, perché non hanno l'obbligo di saperle. E il tipo di documentazione che si occupa di storia locale deve andare a guardare è un'operazione che richiede, è come se uno volesse costruire un oggetto in ferro, non a partire da una bacchetta di ferro che vai a comprare, ma a partire dalla miniera di ferro nella quale devi scendere per procurarti la polvere di ferro che poi devi fare diventare ferro. Ecco, scrivere un rigo di quello che c'è scritto in questo libro non ha richiesto 5 minuti di lavoro, ha richiesto probabilmente settimane di lavoro, perché per fare un'affermazione X della nota 47 il professore Brancato ha dovuto andare a vedere, andare a trovare, andare a leggere, a interpretare, a connettere, a collegare tutte queste operazioni, perché badate, queste cose non sono scritte all'archivio di Stato, queste cose sono montate dalla testa di Brancato sulla base di indizi, segnali, spunti, eccetera, coordinati e comprovati da documenti su documenti, per cui per scrivere 2 righe veramente ci vogliono settimane. Questo va detto perché questo è specifico del lavoro degli storici locali, che non debbono andare a fare il suntino degli altri libri, no? Voi tutti conoscete Indro Montanelli. Indro Montanelli ha scritto la storia di tutto, praticamente. Bene, quella non è storia, scusate, quello non c'entra niente. Quel lavoro lì è il riassuntino fatto in maniera elegante da un già grande giornalista che ha sintetizzato alcune decine di libri di storia già scritti da altri. Non confondiamo i due lavori. Non confondiamo i due lavori. Indro Montanelli non sa dove sia l'archivio di Stato di Roma. Non gli importava di saperlo. Lui doveva scrivere una storia molto accattivante, doveva diffondere delle sue idee sulla storia italiana o di qualsiasi altro paese, e ha messo assieme sul suo tavolo tutti i libri più recenti o migliori che riteneva ci fossero su quell'argomento, li ha sintetizzati e ci ha ammannito questa sua elegante storia d'Italia. Quella non c'entra niente con la storia d'Italia. La storia è questa qui. Da che cosa si riconosce un libro di storia come questo? Dalla storia d'Italia di Montanelli, che non è un libro di storia. Beh, dovete guardare in basso. Il libro di storia ha queste cose noiosissime che si chiamano note. Divertentissime.
sono noiosissime, perché per ogni affermazione c'è un riferimento. Se non credi a quello che ti sto dicendo, vai a guardare l'archivio del Stato di Palermo, il documento tal dei tali, pagina tale. Alla fine c'è una bibliografia che solo a guardarla voi vi rendete conto, dice, ma la bibliografia uno può scrivere quello che gli pare, magari libri ne ha letti 10 e poi ne cita 5.000, a fare questo siamo tutti bravi. Beh, io non so se Salvatore l'ha letti tutti i libri che ci sono qui, però state tranquilli che per poter fare questo lavoro la stragrande maggioranza di questi libri l'ha dovuti guardare, l'ha dovuti sfogliare, per molti di questi ha dovuto anche rifletterci molto, molto sopra. Il risultato è un risultato importante, anche perché è un risultato che si colloca all'interno di una tradizione, che io ho avuto il piacere e l'onore, devo dire, di conoscere il padre di Salvatore, con cui avevamo già dei contatti per i nostri comuni interessi. Ma ripeto, un lavoro come questo viene a sua volta da una storia, viene da una tradizione che è una tradizione familiare, una tradizione di senso civico, di trasmissione della cultura. E l'unica cosa che a questo punto posso fare è raccomandare questo libro a che i concittadini che ne sono i naturali destinatari ne possano trarre il